Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi ritorniamo nella serie di Poppy Playtime perché finalmente qui per voi delle novità ufficiali di Poppy Playtime, capitolo 3. Ebbene sì, i Mob Games hanno pubblicato un video ufficiale che riguarda praticamente i nuovi mostri in arrivo nel terzo capitolo, ma non solo, perché è pure uscita una nuova immagine che voglio vedere qui con voi, che riguarda appunto uno di questi nuovi mostri che andremo ad affrontare. Prima di partire, lasciate qui sotto tantissimi like, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. E tra l'altro volevo darvi pure una grande notizia. Ebbene sì, finalmente è tornato allo store ufficiale delle magliette. Lo trovate qui sotto nel canale. Potete comprare anche voi la maglietta ufficiale del canale con il logo PaninoTube, che non è altro che un panino dentro un bicchiere con degli occhiali da sole. Vabbè, è questo qua il logo. Va bene, dai, adesso andiamo subito in partita. Anzi, andiamo a vedere subito questo video, che è proprio ufficiale, pubblicato dai Mob Entertainment. E lo guardiamo subito insieme. Ok, metto pure il volume, altrimenti qua non sentiamo niente. Ed eccolo qua. Questa è la sigla. Cioè, sembra tipo una sorta di cartone animato, stile anni 80 barra anni 90. E potete notare appunto questi mostriciattoli, che sono i nuovi mostri di Poppy Playtime, gli Smiling Critters. Ok, e vediamo qua. Vabbè, chi segue il canale inglese sa già che cosa andremo a vedere qua, però per chi non lo segue, adesso vi spiego tutto quanto, tutti quanti i segreti nascosti. Eccolo qua, questo è uno dei nuovi mostri, che in questo caso non sono dei mostri, sono dei personaggi che sembrano proprio tranquilli, in modo amichevole, cercano di dormire. Ma niente, c'è Baccano, c'è il temporale fuori. E adesso cosa succederà mai? Hanno bussato alla porta, chi sarà mai? Ok, si è aperta la porta, vediamo, ed è proprio lui, il gatto viola! Catnap! È proprio lui! Il gatto viola, che adesso vi spiego tutto quanto, eh? E se faccio vedere qui la cosa, il gas rosso che sta uscendo fuori. Intanto qua, in modo allegramente, che stanno respirando questo gas, ma... È inquietante sta scena, sono sincero, è veramente molto molto inquietante. Ma che roba! Va bene, dai, ma adesso cerchiamo un po' di scoprire che cosa nasconde questo filmato, perché in effetti è vero, sono 1 minuto e 22. Però all'interno di questi, diciamo, minuti e 22 che troviamo qua, ci sono dei segreti nascosti, quindi cerchiamo di scoprirli insieme, ma soprattutto cerchiamo appunto di collegarli con la serie di Poppy Playtime, perché come ben sappiamo, su Poppy Playtime 2, quando proprio finiamo il gioco, niente, facciamo deragliare il treno, lo facciamo sbandare fuori e troviamo sto cartello Playcare! E noi andremo nel Playcare. Abbiamo già visto un'anteprima di questo Playcare all'interno del secondo teaser trailer del vabbè, del terzo capitolo, scusate. Sto registrando ad un orario un po' strano, no? Sono tipo mezzanotte e mezza, quindi sono anche un po' stanco. Vi chiedo scusa se magari sbaglio di alcune parole. Comunque, va bene, ci troviamo davanti a questo Playcare, ma dentro qua troveremo dei nuovi mostri. Vi ricordate sempre il secondo teaser trailer che c'era quel mostro che compariva nel finale, che lanciava un gas rosso, che poi ci faceva lo jumpscare? Ecco, adesso andiamo a vedere tutto quanto e scopriremo pure chi è realmente. Per prima cosa, vediamo qua. Allora, questa è la classica intro. Si comincia qua, no? Tutti quanti che giocano allegramente. Cioè, questa è proprio una intro da cartone animato. È un cartone animato vero e proprio questo. Intanto qui... Ok, Smiling Critters, che sono proprio i nomi di questi personaggi. Quindi non ci ritroviamo davanti, non lo so, ad una Mommy Long Legs, ad una Giwagi, che magari potrebbero ritornare in un prossimo capitolo. Qui abbiamo proprio una nuova famiglia intera di mostri, che sono veramente molto particolari. Innanzitutto guardiamo qua. Questa è la casa dove vivono questi Smiling Critters, che però non è che potete vedere più di tanto. Se facciamo un'analisi comunque completa, possiamo notare che c'è questa casa di legno all'interno di un bosco, ma soprattutto qui sopra possiamo notare tipo una sorta di osso. Quindi mi viene da pensare che questa casa appartenga effettivamente allo Smiling, quello di forma di cane, che abbiamo già visto in passato. Infatti questi Smiling riprendono le forme degli animali e c'è pure un cagnolino, no, tra di loro. Quindi immagino che questa qui sia la casa del cagnolino. Ma soprattutto, se notare un po' l'ambiente esterno, che siamo in una situazione di temporale, proprio qualcosa di forte. Sempre andando avanti con il video possiamo notare pure l'orario, che sono le 10:06. 10:06! Vi ricorda qualcosa? 1006, il nome del prototipo, quella mano che ti viene a portare via la testa di Mommy Long Legs, se la porta via.
È la mammina che dice sempre: no, ti prego, non farmi diventare parte di lui. E niente, cara mommy, ti tocca, diventerai parte del prototipo. Oh, così impara a volermi mangiare, eh. Se non mi voleva mangiare, stava lì tranquilla, si faceva gli affari suoi. E chi si è visto, si è visto. E invece niente. Ma proseguiamo sempre di più. Andiamo sempre più avanti qua. Possiamo notare qua la famiglia degli Smiling Critters. Però manca il cagnolino. No, che cagnolino, il gattino viola. Che poi vediamo appunto che verrà. Vabbè, proseguiamo qua. Cercano di dormire, ma non riescono perché c'è veramente un temporale forte. C'è qua una tempesta, un qualcosa, e non ce la fanno a dormire. Ma poi, ad un certo punto, guardiamo qua. Andiamo sempre più avanti. Qui cercano un po', no, di tranquillizzarsi, dicendo state tranquille, arriverà finalmente una fine, una soluzione, prima o poi. Ma ad un certo punto arriva proprio lui. Toc toc, hanno bussato alla porta ed è proprio lui, Cat Nap, il nuovo mostro di Poppy Playtime, è proprio lui. Vi ricordate il secondo teaser trailer che c'era uno jumpscare? Ed è lui, abbiamo scoperto che effettivamente è questo gatto viola, il Purple Cat, che alla fine abbiamo scoperto che si chiama Cat Nap. Ma tra l'altro questo gatto viola ha pure un altro potere particolare. Tutti quanti contenti di rivederlo. Sta proprio chiedendo, ti prego, aiutaci ad addormentarci, a dormire, slip, slip, slip. Ma guardate cosa esce fuori, il gas rosso. E allora qua possiamo collegarci perfettamente con Poppy Playtime, perché lo sapevo perfettamente. Nel primo teaser trailer di Poppy Playtime 3 abbiamo visto che c'era questo gas mask avvolto proprio da una sorta di gas rosso. Nel secondo teaser trailer abbiamo visto lo jumpscare di Catnap, che prima di farci lo jumpscare appunto liberava questo caos. E alla fine, niente, possiamo collegare tutto. Catnap è responsabile del gas rosso all'interno del playcare. Quindi noi dovremmo indossare la gas mask per poter appunto muoverci all'interno di questo posto. Senza gas mask, niente, non possiamo farcela. Però mi viene una domanda spontanea. Questa gas mask ha una durata di tempo oppure no? Cioè, nel senso, vi faccio proprio un esempio. C'è una stanza piena di questo gas rosso. Noi, indossando la gas mask, possiamo starci per tanto tempo, per un tempo proprio illimitato, oppure dobbiamo risolvere l'enigma in una certa quantità di tempo, quindi abbiamo tipo, non so, se stare dentro quella stanza per un tot di secondi. Mi viene spontanea questa domanda. Io spero di non avere limiti di tempo, perché nei giochi in cui c'è il tempo mi viene un'ansia che non potete immaginare. Infatti io cerco sempre di non giocare nei giochi a tempo perché sono sempre preso dall'ansia. Spero vivamente che non ci sia, ma secondo me ci sarà, quindi niente, mi devo rassegnare. Andiamo sempre più avanti perché qua possiamo notare che finalmente possono dormire, ma la cosa più strana è, fermati qua ogni volta che devo fermare sto video che non si ferma mai, c'è qua tutti quanti allegramente che respirano questo gas per addormentarsi, però è proprio strana la loro reazione, no, durante il respiro di questo gas, sembrano un po' troppo euforici, ecco. Questo mi viene da pensare, però andando sempre più avanti, mamma mia, la scena inquietante! Cioè, non è che sembrano addormentate, sembra che siano schiattati del tutto. Ed è rimasto in piedi o comunque sveglio soltanto Catnap. Ma questo Catnap è veramente inquietante. Ma già da quando entra proprio dentro la stanza, aspettate, andiamo qua. Ok, proprio entra qua con questo sorrisino. Senza dire una parola, cioè è veramente una roba horror, inquietantissima. Sembra tipo di vedere quei film horror dove mi sbuca quel personaggio sorridente, ma che non parla, che sia così. Vabbè, se mi trovo la mia faccia con quella roba lì, non è che mi spavento, mi verrebbe da ridere. Però comunque, spero che voi abbiate capito il concetto che vorrei dire. Ma poi ad un certo punto, tutti quanti che sembrano schiattate, e niente, lui resta sul divano, come se nulla fosse, a sorridere. Va bene, dai, adesso direi di fare una cosa. Andiamo a vedere insieme la nuova immagine ufficiale che hanno pubblicato in Mob Games, così possiamo appunto collegarci con tutto quello che abbiamo appena visto. Vabbè, insomma, vediamo questa immagine senza perdere troppo tempo, va? Ed eccola qua! Siamo qua con un'immagine ufficiale che riguarda uno di questi nuovi mostri che si chiama Bubba Bubba Fant. Sembra tipo il nome di un Pokémon. Va bene! Vediamo qua che cosa c'è scritto. Bubba Bubba Fant è tipo il cervello dei Critters, di tutto quanto il gruppo che abbiamo visto prima. Ah, infatti lui è praticamente il più intelligente. Cerca di restare amico con tutti quanti, no? Vabbè, insomma. Cerca di fare poi anche le scelte con le più intelligenti. Insomma, da quel che abbiamo capito, lui sarà proprio il genio
di tutti quanti gli smiling critters, quello che ha praticamente la maggiore intelligenza. Posso pure vederlo qua, dalla lampadina che tiene al collo. Infatti la lampadina è il simbolo delle idee. E lo vediamo pure tipo nei film, nei cartoni animati, quando uno dei personaggi ha un'idea, sbuca sempre questa lampadina, no, sulla testa. Ed è la stessa cosa, questo è il simbolo appunto delle idee, dell'intelligenza, eccetera, eccetera. Quindi che dire, vi tengo aggiornati appena usciranno altre novità che da come ho capito verranno rilasciate molto frequentemente in questo periodo. Cioè di roba ne abbiamo, veramente c'è tanta roba. Sia su Poppy Playtime, sia su Ice Cream, sia su altre cose ancora. Quindi niente, vi invito a restare sintonizzati. Attivate la campanellina del canale per non perdervi tutte quante le novità. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spalliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Lasciate il prossimo video. Come sempre, vi auguro buona giornata, buona serata, buonanotte. Ciao a tutti, buon paninotto, insomma, tanti cari saluti.